ama il tuo fratello. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Con grande gioia, con grande entusiasmo accogliamo anche oggi la parola di Dio e leggiamo insieme il Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, dal 20 al 26. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si addira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice, è il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Amen. Carissimi, riprendiamo il capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo che stiamo leggendo in questi giorni. Oggi troviamo l'inizio di una serie di antitesi, così chiamate, perché sono delle piccole sentenze da parte di Gesù con le quali ogni volta inizia dicendo: avete inteso che fu detto agli antichi, ma io vi dico. Oggi dice: avete inteso che fu detto non ucciderai, ma io vi dico, chiunque si addira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Vediamo che Gesù riprende il discorso di ieri, cioè il fatto che è venuto non per abolire la legge mosaica, non per togliere tutto ciò che c'è stato prima di lui, ciò che è stato detto dai profeti, ma anzi dice viene a portare il compimento, una conclusione che è pienezza. Ecco allora che oggi questa prima antitesi, avete udito che fu detto non uccidere, lui dice: io vi dico, non adiratevi con il vostro fratello. Oggi comprendiamo, anzi iniziamo a comprendere, che in Gesù sta davvero parlando Dio. Gesù non è una persona umana, uno strumento attraverso il quale Dio parla, ma è Dio stesso che parla direttamente all'uomo, parla direttamente al cuore dell'uomo e dice: è vero, io vi ho detto secoli fa e vi ho dato questo comandamento di non uccidere, ma oggi vengo a portarlo a compimento e a farvi comprendere il cuore della legge, il contenuto, la radice più importante. Gesù entra in profondità in questo comandamento e ci fa comprendere che l'omicidio è il culmine di una serie di atteggiamenti, soprattutto interiori, di negatività, di accumulo di amarezza, accumulo di ribellione, accumulo di odio, di rancore, di risentimento verso i nostri fratelli che culmina con l'omicidio. E non stiamo parlando di nemici, ma stiamo parlando dei fratelli, di coloro che ci sono vicino, con i quali viviamo e che incontriamo. Gesù dice: guardate che a me interessa il vostro cuore.
perché l'omicidio è la cosa finale. A me interessa che voi siate in pace, in comunione con i vostri fratelli. Parlate quindi bene con loro, benediteli, non sgridateli, non litigate, non pronunciate brutte parole contro di loro. Fratelli e sorelle, in questi giorni, ogni volta che Gesù dirà queste antitesi, ci saranno tante critiche da parte nostra, da parte dell'uomo, perché noi diremo: ma com'è possibile non litigare? Com'è possibile non adirarsi? Com'è possibile non rimproverare, non dirgli una parolaccia ogni tanto? È possibile soltanto per mezzo dello Spirito Santo. Ecco perché questo Vangelo lo dovremo leggere soprattutto dopo aver ricevuto un'unzione forte dall'alto di Spirito Santo, dopo la Pentecoste, perché i discepoli stessi, prima della Pentecoste, erano incapaci di amare come Gesù aveva insegnato. Lo Spirito Santo, che è l'amore del Padre che è stato riversato nel nostro cuore, ci mette in questa condizione di osservare i comandamenti di Gesù. Altrimenti, il nostro canale oggi riceverà una serie di giustificazioni, una serie di situazioni: ma io non posso, quello che mi hanno fatto, quello che mi hanno combinato, il male che ho ricevuto, non è possibile. Fratelli e sorelle, invochiamo lo Spirito Santo. Queste sono le parole di Dio. Ma Gesù ha detto: se verrà il Consolatore nel vostro cuore, allora voi avrete un cuore nuovo. Amen. Preghiamo insieme e invochiamo lo Spirito Santo per avere un cuore che ama, un cuore che lascia andare tante situazioni negative perché ama, come è l'amore di Dio che riceviamo quotidianamente. Vieni, Spirito Santo, entra nella nostra vita, entra nei nostri cuori. Spirito Santo, aiutami ad avere gli occhi aperti e a vedere nei fratelli e sorelle che tu metti oggi vicino a me la tua presenza. Voglio amare come ami tu. Voglio abbandonare uno stile di vita dove l'ira mi accompagna. Allontana da me tutte quelle condizioni e situazioni in cui io non so gestire il mio controllo, il dominio su di me, con le mie parole, con i miei atteggiamenti. Aiutami ad amare, aiutami ad essere come tu sei e sei stato con me, pieno di misericordia, perché gli altri ricevano la testimonianza che con te c'è un amore vero, un amore puro. A te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora riceviamo questa piccola legge da parte di Dio, che la possiamo mettere in pratica con lo Spirito Santo, ed è lo slogan di oggi: ama il tuo fratello. Amiamoci come Dio ci ha amato, e con lo stesso amore e con la stessa intensità. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani. Ciao!